Grazie Presidente, il ringraziamento oltre che agli organizzatori di questo incontro, di questo convegno, anche all'amico fraterno Gennaro Notar Nicola per avermi voluto invitare. Il tema, che è stato anche l'esito di una piacevolissima chiacchierata con Gennaro, vorrebbe, e così sciolgo un profilo, quello del significato del titolo, cioè la storia degli effetti, vorrebbe ripercorrere in maniera molto sintetica gli effetti non voluti o voluti causati dall'impianto normativo della legge del 42 e poi delle leggi che si sono succedute, per cercare di capire quali possono essere gli spazi oggi per una prospettiva di riforma. Questo, la storia degli effetti, perché come ne parlavamo insieme con Gennaro quando decidemmo questo taglio della relazione, perché Gadamer ci ha insegnato che più ci si allontana da un testo scritto, più si riesce a mettere a punto e a comprendere quali sono stati tutti gli effetti che si sono potuti dispiegare rispetto alla parola e rispetto all'impianto normativo. E allora, poiché ci separano ormai 70 anni dalla legge urbanistica e via via dalle normazioni succedute, si forse, non è certo questa la sede per fare un bilancio, ma per mettere alcuni punti fermi, probabilmente sì. Nella logica che ho detto, quella di capire quali sono gli sviluppi possibili, le linee andamentali, direbbe un noto pittore futurista, per cercare di capire il percorso da intraprendere successivamente. Il primo punto sul quale io vorrei porre l'attenzione è un punto a tutti noto, che però vorrei provare a sottolineare in una lettura diversa. Sappiamo tutti che la legge urbanistica nasce con una pesantissima aferesi, con un taglio che ne condizionerà tutto lo sviluppo applicativo. Il taglio è, come tutti sappiamo, un colpo di mano piuttosto ignobile, fatto dal più corrotto dei ministri di Mussolini, che riesce a far passare con un colpo di mano il piano territoriale di coordinamento non come obbligatorio ma come facoltativo, questo per tenere praticamente le mani libere e per riuscire ad avere ampia discrezionalità nella gestione dei piani. Non si poteva immaginare all'epoca quali sarebbero state le torsioni che questo colpo di mano avrebbe determinato. Noi ne conosciamo una, cioè noi sappiamo che, avendo reso il piano territoriale, quello dell'articolo 5, tanto per capirci, della legge urbanistica, non come obbligatorio ma come meramente facoltativo, quel piano fu condannato alla sua inattuazione, non se ne fece neanche uno. Dobbiamo aspettare la stagione della regionalizzazione per cominciare a vedere i primi piani sovracomunali. È storia recente, è inutile ripercorrerla. Ma che cosa ha significato? Ha significato, ed è un percorso ben arato, la nascita di quel dibattito mai conclusosi sulla natura dei piani di livello comunale, se cioè siano piani a imputazione comunale, a imputazione regionale, a imputazione mista, insomma la problematica dell'atto complesso più o meno uguale, più o meno diseguale. Certo, questo lo sappiamo bene e ci ritornerò. Ma un tema sul quale probabilmente si poteva immaginare uno sviluppo diverso, che oggi torna prepotentemente all'attenzione, e le inesorabili osservazioni di Anna Maria Angiuli ce lo hanno ricordato con precisissima analisi ad altissima risoluzione, è che probabilmente il piano territoriale poteva essere la sede per una visione della pianificazione non come pianificazione di processo, ma come pianificazione di prodotto. Cioè, la pianificazione territoriale poteva essere il luogo nel quale, noto, continuare a sperimentare, non sperimentare per la prima volta, quelle esperienze di normazione che si erano andate sviluppando negli anni 30 di visione integrale dell'urbanistica. Non mi riferisco soltanto alle città di fondazione, mi riferisco invece a quelle esperienze integrate di pianificazione che trovano il loro esempio migliore nel testo unico sulle bonifiche integrali, le leggi di Arrigo Serpieri, per fare un nome e un cognome, dove la pianificazione era anzitutto
politica del risultato. Non era semplicemente il disegno di un procedimento che doveva produrre un atto amministrativo. Insomma, in quelle visioni degli anni 30 e il testo unico 215, quello sulla bonifica integrale, appunto il testo di Sarpieri, si poteva vedere una visione complessiva del territorio, dove quelli che poi noi, ce lo ricordava ancora una volta Anna Maria, saremo costretti a chiamare interessi differenziati, differenziati perché non entrano nella pianificazione e dobbiamo farli entrare a forza, già entravano, perché l'approccio era un approccio di politica di risultato. Cosa è mancato, cioè, venendo meno il piano territoriale? È venuta meno l'impostazione pianificatoria ordinata a un risultato organico e complessivo. Ci siamo trovati, cioè, uno strumento che era per sua natura zoppo, ma zoppo non sul piano solo giuridico, l'atto complesso ineguale, in cui il ruolo dell'ente di seconda battuta non sarà mai chiarito, ma zoppo anche perché la legge non conteneva indirizzi di politica della città. Quello che è sempre mancato e che non siamo mai riusciti a trovare nel corso degli anni nella legislazione urbanistica, a mio giudizio, sono stati gli indirizzi di politica. Abbiamo avuto un'urbanistica, lo ripeto, che è servita a normare i procedimenti, non abbiamo mai avuto un diritto urbanistico, come ci ricordava Anna Maria, una legislazione urbanistica che ci consentisse di capire quali fossero le politiche della città. Insomma, nella legge urbanistica noi troviamo un po' di procedura, ma non troviamo assolutamente nulla che possa ricordarci delle politiche per la città. Quindi, che cosa noi ereditiamo? Qual è il significato che a distanza di 70 anni dobbiamo dare alla legge urbanistica? Qual è la storia dei suoi effetti? Una difficilissima lettura delle procedure urbanistiche come cariche di risultati, un modello esclusivamente razional comprensivo che di volta in volta le amministrazioni chiamate a inverarlo si trovano a dover riempire di obiettivi. Era inevitabile che l'ente di seconda battuta, Stato o Regioni, dovesse svolgere quella funzione, ma caso per caso, di policy che mancava in quanto non vi era più il piano territoriale di coordinamento, cioè il piano sovraordinato. Ed è quello che poi succede con le sperimentazioni degli anni 70. Insomma, il piano regolatore ci dà un contenuto non distinto, non preciso della forma della città. Noi perdiamo il senso delle città. Abbiamo invece molto ben sviluppato il senso della procedura. Vorrei estremizzare questo concetto. Con il 1942, 70 anni dopo, mi sembra che si è codificata la pianificazione delle città e si è sancita la morte delle città, proprio perché non si è voluto ragionare per politiche urbane. Probabilmente qualcosa sta accadendo, ma da qualche mese, e arriverò alla fine a questa logica. Andiamo più nel concreto, e così forse mi ricollego idealmente con quello che sono ansioso di sentire dall'amico Paolo Urbani. Nel momento in cui noi leggiamo e scriviamo una pianificazione urbanistica solo di processo e non di prodotto, ci confrontiamo anche con due grandi capisaldi: la atemporalità e la non competitività nell'assegnazione dei diritti edificatori. Paolo Urbani un attimo fa mi ha esortato a non fare massimi sistemi, perché li ha fatti lui in un bellissimo scritto che è uscito qualche mese fa su Giustam, quando cerca di recuperare il senso della policy del territorio, ricollegandosi idealmente con le due sentenze gemelle del Consiglio di Stato, non solo e non tanto la 4060 su Palo del Colle, quanto quella ancora più pregnante e pressoché integralmente ripresa
dalla 40-60 la sentenza su Cortina d'Ampezzo, dove, vedremo fra un attimo, si rivede quello che nei lontani purtroppo anni 80 noi immaginavamo potesse essere l'urbanistica, quella visione panurbanistica che era così ben disegnata nell'articolo 80 del DPR 616. Il mio maestro di un tempo, Enrico Delfino, ce lo faceva scandire a memoria, ricordo tanti dibattiti con il professor Caputi e tanti, cioè la triade, gli aspetti conoscitivi, normativi e poi gestionali. Quella visione panurbanistica del territorio è andata via via cedendo fino, sembra, a queste nuove resistenze, a una visione parcellizzata e debole dell'urbanistica. Ma perché debole? Debole perché questa debolezza è stata mutuata dalla debolezza del piano regolatore, continuamente derogato. Quell'assurdo al quale sottilmente Anna Maria ci ha chiamato provocatoriamente, cioè del piano regolatore residuale, il piano regolatore che vige in attesa di essere derogato, può essere letto secondo un'altra logica, un po' meno pessimistica, cioè quella del diritto mobile, Paolo ce lo dice spesso, cioè di un diritto che per sua natura non può dare quelle certezze che possono essere invece costruite su una giuridicità solida. Il diritto urbanistico è per sua natura un diritto che può e deve essere sempre aperto alla modifica. Ancora una volta Anna Maria, perdonatemi se forse sto abbandonando la regola e il ductus della scaletta che mi ero preparato, ma le suggestioni che sono venute dal Presidente Morea e da Anna Maria sono troppo forti e quindi mi lascio andare all'onda delle riflessioni estemporanee. Ci ricordava per esempio il Decreto Legge 70. Il Decreto Legge 70 è il segno probabilmente di una svolta. Il mutamento delle destinazioni d'uso, altro non è che questo. Non è possibile immaginare gli usi come usi consolidati. Gli usi devono per forza di cose essere modificati perché possano rincorrere i nuovi bisogni. E quindi siamo lontani da una sorta di lotteria fondiaria che era prima il piano regolatore, dove erano i soggetti che vincevano e potevano decidere quando riscuotere quel prezzo. Ora, probabilmente, avendo smaltito l'ubriacatura della vocazione al pubblico, della pianificazione temporale, possiamo ragionare in termini diversi. Possiamo ragionare guardando al piano regolatore in un'ottica un po' più riposata, un po' più tranquilla. Siamo lontani dall'urbanistica debole, ci siamo rassegnati all'idea che l'urbanistica in sé presa e quindi il piano urbanistico non possa essere il contenitore di tutto come lo si intendeva una volta, perché spuntano gli interessi differenziati. E a questo proposito non dobbiamo farci soverchie illusioni, perché gli interessi differenziati sono differenziati fra loro. Cioè non esiste solo una gerarchia di interessi fra interessi urbanistici sottordinati e interessi sovraordinati. Al loro interno anche le categorie degli interessi differenziati conoscono gerarchie. Vorrei fare un esempio concreto. Cosa deve prevalere fra un piano paesistico e un piano di bacino? Sono interessi sicuramente differenziati. Se si verificano delle antinomie, quale deve essere il criterio? Qualcuno, autorevolissimo, sostiene che primum vivere, quindi prevale la norma funzionale alla conservazione del bene rispetto a quella alla riqualificazione e valorizzazione. Prima conserviamo, poi miglioriamo. Al di là della questione di gerarchia delle fonti, quello che voglio segnalare, cioè, è che non possiamo illuderci di risolvere il problema spostando in un altro luogo giuridico il problema degli interessi differenziati. Evidentemente abbiamo bisogno di un approccio diverso. Quegli interessi differenziati che nella logica integrale delle esperienze degli anni 30, che potevano confluire nel piano territoriale, ma non sono mai confluite, tranne le esperienze ultime, quelle in Puglia per esempio del
del drag e dove ci sono dei piani territoriali di coordinamento. Bene, tutta quella visione della pianificazione integrale probabilmente ci costringe a una riflessione che ci deve far rileggere il senso e la funzione del piano regolatore. Il piano regolatore, quindi, ormai anche dimenticata la logica dell'assetto, dell'incremento edilizio, del disurbanamento, eccetera, probabilmente deve essere un piano per operazioni, cioè un piano che deve avvicinare la decisione alla realizzazione. Che cosa significa questo? Significa che dobbiamo far tesoro, torno a quello che ci ricordava Anna Maria, delle spinte che sono inevitabilmente state registrate sul tessuto della normazione urbanistica quando abbiamo attenuato la pianificazione a cascata, consentendo che, per esempio, il piano attuativo sia invariante al piano sovraordinato, consentendo la scissione fra produzione e imputazione. Che cosa voglio dire? Mentre prima un piano aveva un produttore che si imputa il prodotto finale, il piano è prodotto dalla provincia ed è un piano provinciale. Ormai noi abbiamo, con il PTT e con altre esperienze regionali, ipotesi in cui altri soggetti, per esempio il comune, può attivare procedimenti di variante di piani che si imputano alla regione. Quindi questo continuo intersecarsi tra fase di iniziazione del procedimento, di iniziativa del procedimento e fase della imputazione ci fa capire che la logica cannocchiale sembra essere abbastanza ormai recessiva. Dove? In funzione della urbanistica per operazioni. Vorrei essere quasi blasfemo. Probabilmente noi abbiamo consegnato alla storia come uno dei peggiori disastri delle nostre esperienze di normazione un piano che ha avuto invece un grandissimo successo. Erano i piani di ricostruzione dell'immediato dopoguerra. Sappiamo perfettamente che erano piani fatti male. Camposvenuti diceva che erano macchie di colore messe lì semplicemente per cercare di consentire a qualche proprietario terriero di costruire con un po' di sicurezza. Perfetto. Ma erano piani operazionabili, piani cioè che riuscivano immediatamente ad avvicinare decisione e realizzazione. Insomma, esempi di politiche della città nelle quali il piano non è una remora, non è residuale, non è destinato a essere derogato, è un piano cedevole per natura, ma è un piano che può essere invece il contenitore di tutti gli interessi, quindi può essere un piano integrato, cominciano ad apparire e nella nostra storia urbanistica sono apparsi, sia pure usati all'italiana, cioè in un modo particolarmente negativo. E allora che cosa possiamo immaginare? Possiamo immaginare una serie di direttrici di sviluppo. Anzitutto ripensare il piano urbanistico. Non è più il piano rigido, non è più il piano che deve assolutamente strutturare e ingessare i sogni di una città per 20-30 anni, in realtà qualcos'altro. In realtà il piano può essere oggi la sede stessa di tutte le politiche per la città. Deve tornare ad essere ciò che non è mai stato, ciò che forse poteva essere se la legge urbanistica non fosse divenuta quello che poi è divenuto, cioè un prodotto sganciato dalla realtà delle politiche per la città. Se noi potessimo o potremo seguire questa strada, potremmo recuperare una visione del diritto urbanistico e della pianificazione che non è più qualcosa di altro. Vorrei fare qualche esempio concreto. E qui veramente obbedisco allo Ius sum di Paolo Urbani. Quanto nella pianificazione noi vediamo di effettivo ed efficace e quanto non ci abbandoniamo a una
ipocrisia giuridico-politica, per la quale per un verso siamo costretti a disegnare dei piani, sapendo però che le vere politiche per la città saranno decise altrove, saranno decise dalla nostra capacità di intercettare flussi di finanziamento, saranno decise dalla capacità di svolgere efficacemente le procedure per le alienazioni e le rivalorizzazioni, quelle che a me sembra possano essere chiamate pianificazioni occulte o nascoste. Allora, questi nascondimenti possono essere ingegnerizzati nel piano regolatore in modo tale che possano essi stessi divenire oggetto di politiche per la città. Un mese fa è stato presentato presso il Ministero della Coesione Territoriale un documento per quanto riguarda le buone pratiche per la intercettazione dei fondi comunitari, un capitolo importante dedicato alle politiche per la città e per le aree interne. Qui vi è una sorta di guideline per capire come comportarsi affinché le scelte racchiuse in un piano regolatore poi siano operazionabili, perché avranno il successo del finanziamento comunitario. Probabilmente questo raccordo diventa decisivo. Ci apre un altro problema, 3 minuti ancora, mi hai chiamato ai 5. Una volta che vi sia, ce lo ricordava il presidente Morea, una lettura in chiave di operazionabilità dell'urbanistica, che dipende anche dalla capacità di intercettare flussi finanziari, si apre il grande problema della competitività, cioè gli attuatori delle politiche urbane non sono più, non saranno più o non dovrebbero essere più quelli tradizionali, cioè i proprietari. Dovremmo avere nuove logiche, nuovi soggetti protagonisti, ma ragionare in termini di competitività forse ci porta su un versante sinora poco conosciuto al diritto urbanistico, quello della concorrenzialità. Lo abbiamo incontrato solo per il problema della realizzazione a scomputo degli oneri urbanistici. Il problema della concorrenzialità ci apre a sua volta uno scenario nuovo. Avremo per caso un pubblico ministero dell'urbanistica, quello cioè dell'autorità garante che adesso ha una legittimazione estesa a impugnare gli atti violativi della concorrenza? Tutte queste cose io davvero non le posso sapere, però mi pare che quindi vi era una possibilità di sviluppo, un grande se. Questo se per ora non si è avverato, ma venendo qui mi sono ricordato di una bellissima novella di Pirandello, Lo scialle nero, quando gli dice: ma tutto ciò che è avvenuto doveva fatalmente avvenire? Forse poteva non avvenire, se... ma io mi perdo in questo se.